I say yes, I want to be with you. So I say yes, I say yes, I say yes, I want to be with you. I say yes, I say yes, I say yes, I want to be with you. I say yes, I say yes, I say yes, I want to be with you. I say yes, I say yes, I say yes, I want to be with you. Oh God, and I won't accuse you of being too difficult. I won't accuse you of asking too much of me. I won't accuse you, for I know that only you know what moves my heart. And I say yes, I say yes. I will go my way to the mountain of myrrh and to the hill of frankincense. I say yes. Leave the past behind. I'll leave the past behind. And how I failed you so, so, so many times. But I believe Bonsoir tout le monde, bonsoir e benvenuti a una altra diretta con la parola di Dio, come tutti i giorni alle ore 19, e siamo qui preparandoci per voi abbiamo... ma com'è la vita tua, Mar? Dimmi, ma dimmi, dimmi, com'è la tua giornata? Che cosa fai tutto il giorno, tu, Martin? Beh, prima di tutto mi ho preso questo cialecco, questa giacchettina carina, ecco. E questo è quando mi vesto. Generalmente, ora io dormo sul letto, orizzontalmente, generalmente. E poi mi alzo, quando mi alzo dal letto, mi prendo un caffè, altrimenti non mi ricordo neanche il nome. Mi faccio un'oretta qualcosa di preghiera tutti i giorni. E poi entro allo studio della parola di Dio. Adesso stiamo facendo, a volte ho ministrazioni, ma mi dedico allo studio della parola di Dio e approfondire. Stiamo sistemando tutto il primo e secondo anno della scuola biblica. Poi mi preparo per lo studio insieme agli amici di Facebook. E abbiamo diversi corsi che stiamo formando. Ed ecco la mia giornata, tutta dedicata al Signore. Dedico tempo ovviamente alla mia famiglia, a mia moglie, alle bimbe. E oggi per esempio sono andato a portare le bimbe a Sassari, a McDonald's, perché hanno chiuso il McDonald's qui dal Ghego, so che piace a loro. E le ho portate anche avevano bisogno di vestiti. E le ho... Ora è meglio che vadano con mia moglie quando devono fare
i vestiti. Ma comunque questo è gilet, grazie Michele, gilet. E questa è una giornata tipica, ascolto Dio, metto in pratica quello che lui mi dice. Sì, da quando è cominciato il coronavirus sono molto più, viaggio molto di meno, questo sì. Ma riprenderemo le conferenze. Devo dire che raggiungiamo molte più persone senza viaggiare, ma mi rendo conto che è importante il viaggiare, il contatto con le persone, soprattutto il pregare per le persone, la trasmissione, l'imporre le mani, il trasmettere i doni. Mi rendo conto che è importante. Poi il sedersi a tavola, come quando Gesù dice non vedevo l'ora di essere con voi prima di essere crocifisso. E per quello sì, riprenderemo in modo diverso, non così intensi come prima, perché mi sono reso conto che era tanti viaggi al mese, non che trascuravo la famiglia, ma neanche la preghiera, ma veramente viaggi stancanti, e che mi rendo conto che produciamo molto di più con la scuola biblica, e cresce sempre di più, sta crescendo sempre di più, e la preparazione per il centro di formazione. Per quello questa è una giornata, per chi mi aveva chiesto come passi la giornata. Ecco. Il Signore e voi siete il centro della mia giornata. Ascoltare che cosa Dio vuole ogni giorno e fissare la sua in Cristo per raggiungere le promesse che ci ha dato. Ma comunque, questa sera, oggi che cos'è? Oggi è martedì noi abbiamo, come tutti i martedì, abbiamo le serate dei single, gli incontri per i single, perché se sei brutto, come dico sempre, sei brutto, depresso e non ti ama nessuno, puoi benissimo partecipare. Ah, so che ci sono tanti single che seguono il corso, per quello scherzo. Sì, Vilma, faremo questo incontro a Milano. Anzi, prima che arrivasse il coronavirus c'era organizzato un evento a Milano e poi è saltato, ma comunque lo faremo sicuramente. Ci sono tanti fratelli a Milano, e sarà un bel evento. Comunque, stavo dicendo, questa sera c'è l'incontro dei single, se vuoi partecipare, come sempre, puoi benissimo chiamare a Pasquale al 329-1748-772, e sono già gli ultimi incontri che si fanno su questo corso di 3 mesi, perché adesso a marzo partiremo con questo preludio di scuola ufficiale che partirà nel 2022, ma sono 7 mesi di rodaggio dove vogliamo mettere un po' in moto alcuni discorsi e vedere... E antipatici, ecco, i single sono brutti e antipatici, giusto Vilma? Bene, ok, io direi riprendiamo il tema di ieri, tema molto importante, molto molto importante, riguardo alla salvezza dei parenti, perché ci sono dottrine diaboliche, come abbiamo visto, lo dice esplicitamente, e negli ultimi giorni ci saranno persone che appostataranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e dottrine dei demoni, che sono state create dal diavolo per allontanare dalla fede i credenti. Ora, tutto quello che ti fa allontanare dalla fede non viene da Dio, è tutto quello che ti fa dubitare. E ci sono tante promesse che parlano della famiglia, e ci sono questi individui pseudo predicatori che non compiacciono Dio, perché non sono predica di fede, nel senso che, beh sì, sai, tuo marito andrà all'inferno, i tuoi figli andranno all'inferno, perché il passo che viene utilizzato per creare false speranze ai credenti è un passo solo nella Bibbia. E ora, ignoranti questi ministri che non conoscono la Sacra Scrittura nella potenza di Dio, sono strumenti del diavolo per far venire a meno i credenti nella fede e derubarti della salvezza dei tuoi parenti. E ora, ieri abbiamo visto alcuni discorsi, ma riprendiamo il discorso dal versetto dove Dio parla al carceriere, e alcuni dicono è solo per questo contesto qui, e ti smonto questa falsa dottrina, facciamo un combine, e dice allora, questo è Paolo e Sila, come abbiamo visto ieri, un piccolo riassunto per chi non ha visto lo studio di ieri, dove sono in carcere, e mentre pregavano e cantavano al Signore, trema tutto, cadono, si aprono le porte, cadono le catene, e il carceriere si vuole uccidere, Paolo dice no, siamo tutti qui, e allora il carceriere in Atti 16:29 dice la Bibbia,
Il carceriere chiese un lume, balzò dentro tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori il Signore e gli disse: Signore, che devo fare per essere salvato? Ed essi risposero: chi crede nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. E allora i predicatori ignoranti, che non compiacciono a Dio perché non hanno la fede, loro probabilmente non avendo fede sono rimasti delusi perché loro stessi non hanno potuto raggiungere le promesse, come quel popolo che è rimasto nel deserto perché non hanno assimilato le promesse, come dice Ebrei capitolo 4, non avendo assimilato le promesse con fede non sono state riempite. Allora, avendo fallito loro nella loro fede per mancanza di conoscenza, prendono la parola e dicono: questo è soltanto per il carceriere. E me lo temo di dirti di no, caro predicatore low cost, predicatore di Google, ti faccio vedere con la Bibbia che non è solo per il carceriere. Guarda questo, quello che dice anche al centurione, Atti 11:13: egli raccomandò, come aveva visto presentarsi un angelo in casa sua, e dirgli: mandale di uomini a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e parte della tua casa, no, tutta la tua famiglia, tutta la tua famiglia, tu e la tua famiglia. Ora, e come fa Dio ad andare oltre il libero arbitrio di una persona? Come fa Dio a salvare tuo marito, quell'orangutango che ti aggredisce perché tu sei nata di nuovo? Punto di domanda. Lui sarà salvato a motivo della tua fede. Ora, poi tu non raggiungere la fede e non portare i tuoi parenti a Cristo? Sì, se non ci credi. E per questo il diavolo utilizza questi ministri e coloro che li seguono, perché siamo responsabili noi davanti a Dio. Ehi, l'ignorante che predica c'è sempre, il predicatore di libri lo trovi sempre, ma poi trovi i simpatizzanti dei predicatori di libri o di false dottrine, perché sono bravi, sono così bravi. E allora, che bravo, corriamo dietro quello che dice solo le cose belle. Ma Gesù Cristo non diceva solo le cose belle, è vero che sono buone e non belle, ma poi dall'altro lato c'è una croce da portare, che questo è per tutti, c'è una carne di far morire e far sì che e poter dire, come Paolo diceva: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E ora notate che in questo caso lui dice chiaramente: tutta la tua famiglia sarà salvata. Ora, abbiamo anche visto in 1 Corinzi capitolo 7 versetto 12, e ti spiego il perché la tua fede ha effetto sulla tua famiglia, ma gli altri dico, io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente ed ella consente di abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se gli consente di abitare con lei, non la mandi via, non mandi via il marito, perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figli saranno impuri, mentre ora sono santi. E ora nota che tua moglie non credente, tuo marito non credente, i tuoi figli non credenti sono santi. Come abbiamo visto ieri, quando noi abbiamo ricevuto Gesù Cristo, la Bibbia dice in 1 Corinzi capitolo 6, 11, e tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete diventati santi e siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Vuol dire che queste persone sono santificati, non sono giustificati. Che cosa vuol dire che sono santi i tuoi figli? Non che sono bravi, che sono separati per Dio. Ed essendo separati per Dio, in base alla tua fede, i tuoi figli, Dio li può colpire, toccare più che colpire. Sì, qualche marito lo colpisce. Quando vuole, dove vuole, come vuole, se tu non vieni a meno e non dubiti della fede, se non ascolti quelle false dottrine. E ora vedi, non solo c'è il predicatore ignorante, ma ci sono i credenti ignoranti che abbracciano questo e al posto di lottare, perché piuttosto che lottare per il marito non credente fino in fondo, lui è un cretino, lasciamoli stare. Scusatemi il termine, forse la parola è sbagliata, anche se alcuni pensano che ho ragione, ma al di là di questo, poi aggiungi, però. Se il non credente si separa pure. In tal caso, il fratello o la sorella non è obbligato a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Perché tu, moglie, che ne sai se salverai tuo marito? E tuo marito, che ne sai se salverai tua moglie? E una nota che non dice che ne sai se Cristo li salverà. No, attenzione, che ne sai tu se non la salverai? Non perché tu sei morta sulla croce. È Cristo che salva, ma è la tua fede, dal momento che sono santificati in te, che permetterà a Dio a portare adempimento la promessa.
Ora, è importante capire come Dio lavora con il libero arbitrio. Guarda questo. Un altro esempio per farti capire come la tua fede può salvare tuo marito. Anche voi mogli, 1 Pietro 3:1, siate sottomessi ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono quelli che non ubbidiscono alla parola, beh, ovviamente parla di quelli non credenti, ma anche di quelli che possono essere credenti ma non ubbidiscono alla parola, del tipo tuo marito che non ti ama. Dio ci ha comandato mariti di amare le mogli, metti che tuo marito non ti ama. Ok, che cosa ti dice? Sottomettiti, affinché, perché, con un obiettivo, se c'è uno che non vi dice, nota questo, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle mogli, nota questo, della condotta, quando avranno considerato la vostra condotta casta e irreprensibile. Ora nota che tu puoi guadagnarli senza parola. Che cosa vuol dire guadagnare? Viene dal greco kerdaino, che vuol dire guadagnato, acquistato, metaforicamente, far scampare dal male, guadagnare per il regno di Dio o per la fede in Cristo. Questo vuol dire il termine siano guadagnato, kerdaino. Questo vuol dire che tu, senza parole, dalla tua condotta, ora il termine condotta, presta attenzione a questo, è del greco anastrofe, che vuol dire comportamento o modo di conversare. Allora, presta attenzione, perché il comportamento, le azioni sono accompagnate di parole. E ora, ovviamente la condotta, quella che conta, è la condotta di fede. La vostra condotta sia una condotta di fede. Ora, tuo marito è guadagnato senza parole. Tu non devi stressarlo perché riceve a Gesù Cristo. Ti devi semplicemente concentrare in avere una condotta di fede. Se io ho una condotta di fede, ho un modo di conversare di fede. Vuol dire che io non mi lamento di mio marito, non io perché io ho moglie, non marito, ma tu proclami e parli a favore in base a quello che Dio ha promesso. E ora, ecco, se io so che se credo nel Signore, mio marito è santificato e per conseguenza sarà salvato, ecco che senza parole, dalla tua condotta, ora se la tua condotta non è una condotta di fede, ti sei a lamentare dalla mattina alla sera, non hai fede. La fede si sente quando tu parli. La fede è una condotta, la fede è certezza. Mio marito non sai come mi tratta. Donna di poca fede, quello non è fede. Quello non è fede. Fede è Dio me l'ha promesso, le promesse di Dio sono insieme al fare, è questione di tempo. Nel frattempo io mi sottometto, ricordate che il concetto sottomissione non vuol dire essere il tappetino del tuo marito. Attenzione, attenzione, sottomettetevi ai vostri mariti come al Signore. Per quello prima mi devo sottomettere a Dio e poi nella misura che imparo a sottomettermi a Dio posso sottomettermi a mio marito. Ma se non mi sottometto a Dio, figurati se mi sottometto al mio marito. E ora, ma come fa Dio a sapere che tuo marito riceverà Gesù Cristo? Guarda questo. Allora, prima Pietro dice che noi siamo stati eletti nella presenza di Dio Padre. Siamo stati eletti. Che cosa vuol dire questo? Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, ti ho conosciuto. Ok, la presenza di Dio, la preconoscenza di Dio, ci conosceva, già sapeva che tu lo avresti ricevuto. No, ti spiego il concetto, presta attenzione a questo. Noi siamo eletti della presenza. La predestinazione non è una palina che cade nel numero giusto, nella roulette russa del cielo. Dio nella sua onniscienza già sapeva chi lo avrebbe ricevuto e chi non l'avrebbe ricevuto. In base a questo ha creato il piano dell'eternità, della terra, della vita sulla terra. Vedi? Lui sapeva che, la Bibbia dice che Dio ha scelto il faraone per glorificarsi, sapeva che sarebbe stato un figlio del diavolo, una persona cattiva, e ha scelto il faraone in un tempo, in uno spazio, per glorificarsi per mezzo di lui. Ha senso? E ora nota questo, lui lo ha messo in un tempo, in uno spazio, e se tu studi la Bibbia e tu vedi come da Adamo a Davide, c'è tutta una catena di persone messe da Dio, una dopo l'altro, fino alla venuta di Gesù Cristo. Vedi come, se vai a Matteo o Luca, dove parla della genealogia, arriva da Gesù Cristo fino ad Adamo. E ora vedi come Dio ha messo ogni persona in una linea di sangue, secondo il piano di Dio, perché lui sapeva chi lo avrebbe ricevuto. Dio sa chi lo negherà, Dio sa chi se ne andrà all'inferno. Lui è morto per salvare tutti, per quello nessuno avrà una scusa. E lui ha predicato il Vangelo a tutti. Per quello non è che Dio manda all'inferno, lui sa chi lo accetterà e chi non lo accetterà. E a motivo di questo, lui ti ha messo in un posto,
Guarda questo, un esempio pratico. Atti capitolo 18, versetto 10. Poiché io sono con te, nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Cioè lui gli dice a Paolo di continuare a predicare, di non tacere, perché ho un popolo numeroso in questa città. Ma questo popolo numeroso ancora non conosceva Gesù Cristo. Tu eri di popolo di Dio prima di conoscerlo, perché Dio sapeva che tu lo avresti accettato. Per quello Gesù Cristo ha detto, vi ho scelto voi, non siete voi che avete scelto me. Perché nella mia onniscienza io so che tu avresti accettato me, per quello ti ho scelto. E ora, questo non toglie il libero arbitrio delle persone, ma nella sua onniscienza lui ha organizzato, per quello dice che Dio creò tutto, dalla Genesi all'Apocalisse e poi si riposò. E per quello tuo marito sarà salvato, perché in base alla tua fede, Dio conosceva la tua fede, sapeva e ha dato la promessa in base alla sua onniscienza. Questa gente non lo conosceva Gesù Cristo ancora, ma Dio li chiama popolo perché già prima che nascessero Dio già li conosceva. Non che Dio li ha scelti, Dio sapeva che cosa avrebbero scelto loro. Cioè, non scelto, dico, voi all'inferno, voi in cielo. No, lui sapeva chi avrebbe accettato Gesù Cristo, no. E per quello i figli che tu hai, che ancora non conoscono Gesù Cristo, sono sotto di te. Perché sono santificato per mezzo della tua fede. E ora adesso tocca a te mettere in pratica la fede che Dio ti ha dato per mezzo delle promesse. Credi nel Signore e sarai salvo tu e la tua casa. E non permettere che nessun predicatore di seconda mano, utilizzato dal diavolo, venga a fare cortocircuito nella fede riguardo alla salvezza della tua famiglia. Prende le promesse di Dio che sono nel sì e nell'amen. Non dubitare di quello che Dio ti ha dato e tu vedrai la gloria di Dio. Soltanto non dubitare, credi quello che Dio ti ha detto, perché le promesse di Dio sono nel sì e nell'amen. Io quando ho conosciuto il Signore sono stato rigettato dalla famiglia in quanto al discorso della salvezza, ma io ho detto un giorno sarò preso con mia mano, con mia madre per la mano a cantare il Signore insieme, e così come ho detto così è stato. E io ho sempre detto la mia casa servirà al Signore, e le mie figlie già hanno ricevuto Gesù Cristo, sono state battezzate in acqua e pregano in lingue con 10 e 12 anni, perché la mia casa, io e la mia casa serviremo il Signore, una promessa che Dio mi ha dato, e la mia casa sarà salva, perché sono promesse di Dio. Ma io predico che forse possono andare all'inferno per non creare false speranze. Senti, vai a lavorare, ascolta, cambia lavoro, no, tu non hai la chiamata, tu sei un predicatore di libri, cambia lavoro, lascia il Vangelo, non predicare il Vangelo, perché non vorrei essere nei tuoi panni quando ti presenterai davanti a Dio, per non aver predicato la fede in Dio. Se devi predicare, predica la fede in Dio, altrimenti lascia stare, cambia lavoro. Mio Dio, fatti buddista, fatti musulmano. Dio, i tuoi parenti sono già credenti. Il problema è che tu non ci credi, per quello ti lamenti. Credi nel Signore, sarai salvo tu e la tua casa. Bene, bene. Mia sorella e mio papà, anche se non abitano con me, si salveranno per la mia fede. Dipende dalla tua fede, Vilma. C'è la grande fede e c'è la poca fede. La grande fede lavora a distanza. Lo vedi con la donna cananita e il centurione. La donna cananita aveva una figlia posseduta che non era lì presente. E Dio gli dice alla donna, sia fatta secondo la tua fede. E a distanza è stata liberata. Il termine liberazione, soteria, è lo stesso termine per guarigione e per salvezza. Lo stesso con il centurione che dice di soltanto la parola. E lui dice grande la tua fede. Per quello è importante che la tua fede è quello che opera. Credici, non dubitare. Vediamo se c'è qualche domanda. Ma Dio che già sa tutto su quelli che saranno, sa quelli che saranno salvati, ma per opere dei suoi discepoli che portano la parola di conoscenza. Non ho capito la domanda. Non ho capito. La salvezza viene per mezzo del Vangelo. Ora, nessuno potrà dire io non sapevo. Nessuno. Per quello Dio manda le persone a predicare, anche se lui già sa
chi sarà coloro che lo accetteranno e chi non lo accetterà. Sono salvi ma non sono giusti? No, allora, loro non sono giusti, non sono giustificati, perché quello accade quando io credo con il cuore per giustizia e proclamo con la bocca, ma sono santificati, sono separati per Dio. Che cosa vuol dire separato per Dio? E c'erano degli utensili che erano santi, utilizzati nel Tempio, e c'erano degli utensili che non erano, che erano per fare la pipì, ecco l'esempio che ti do. E ora, quelli che sono santificati sono utilizzati per la gloria di Dio, vuol dire che Dio ha il diritto di utilizzare quegli strumenti. Per quello quando uno è santificato per mezzo della nostra fede, ecco che Dio può utilizzarlo, toccarlo quando vuole, dove vuole, come vuole. Ok, perfetto. Bene. Amen, amen. La tua fede nella parola. Antonio Sorgo. Sì, c'è tutto uno studio sulla fede, sulla grande fede e la poca fede. C'è tutto uno studio, tutto un corso biblico che si chiama La Fede. E lì parlo della grande fede, la poca fede, la media fede, eccetera, eccetera. Bene ragazzi, noi ci vediamo domani con un altro studio, ma sì, forse parliamo della grande fede e della poca fede. Se volete che parli della grande fede e della poca fede, semplicemente metti così, a me. Bigea BQ, io prego da 5 a 3 volte al giorno e ancora non ho ricevuto promesse di Dio. Io prego da 5 anni, 3 volte al giorno e ancora non ho ricevuto promesse di Dio. Allora, senti, la promessa di Dio ti è stata data 2000 anni fa, sorella, e non è che quanto io prego per la salvezza, è fede, la fede deve crescere nella nostra vita, e quando io prego nello spirito, ecco che cresce la mia fede. E ora, se tu stai aspettando di vedere per credere, tu sei come Tommaso, beato che crede senza vedere, per quello tu dici, vedi, tu preghi ma non ci credi. Ancora non ho ricevuto. Vuol dire che tu stai aspettando di vedere cambiare le tue persone per credere nella promessa di Dio. Non hai fede. Per quello prega. Tu puoi pregare tutta la tua vita, 3 volte al giorno, anche 5 come fanno i musulmani. Ma non ci credi. Da che cosa lo so? Dell'abbondanza del cuore parla la bocca. Ancora non ho ricevuto la promessa, dice Gibea. Gibea, io non so che chiesa frequenti, ma hai bisogno di ricevere studi che aiutino, ti aiutano a creare la fede. Erika sta pregando per una persona che amo, per fede lo salverò. No, chi salva è Gesù Cristo. E se quella persona è famiglia tua, no, se stai pregando per il ragazzo che ti piace, perché te lo vuoi sposare, no, senti, non funziona così. Non funziona così. Prega per tutti. Prega per tutti. E parla di Cristo a tutti, non solo quelli che tu ami. Ok, vabbè. Allora. Bene, ci vediamo domani. Ci vediamo domani per forse parliamo di poca fede e molta fede. Vedremo. Ok, Dio vi stra benedica e ci vediamo domani. Ciao.